Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di calcio, ben trovati dal Cercat, dove è appena terminata la gara della Juniores Audace contro Corato, vinta nettamente dall'Audace 5-0. Siamo in compagnia del mister dell'Audace, Pinuccio Crudele. Mister, è arrivata una vittoria importante, rotonda, iniziate bene questo mini girone di semifinali. Sì, è un risultato importante, che risultato importante contro un'ottima squadra, ma adesso tutto dipende da sabato a Bari. Praticamente, se dovessimo pareggiare, supereremo il turno per accedere alla finale. Dopo l'1-0 firmato da Sciscia avete sofferto un po', il Corato ha rischiato anche di pareggiarla, poi dopo il 2-0 la gara è stata completamente in discesa. Sì, 1-0, mi sono intervento il portiere Cirulli, che ci ha salvato dall'1-1, perché avevamo un problema tra le linee che non riuscivamo a tamponare. Poi secondo tempo sono in campo, ho fatto delle piccole modifiche e siamo riusciti ad avere la meglio su un'ottima squadra, ripeto. Sì, il Corato aveva fatto 0-0 contro il Bari, era un'ottima squadra, comunque voi avete dimostrato grande compattezza, 5-0, un risultato importante, se l'aspettava? No, non me l'aspettavo, però queste gare juniori non sono sempre indicative, perché magari se giocano quelli che giocano in prima squadra, la squadra del Corato sicuramente sarebbe stata un'altra. Credo che oggi non erano a completo, quindi la nostra è una vittoria giusta, meritata, anche perché questo gruppo è da 3 anni che vince, e quindi è un gruppo già affiatato, che ha nel DNA il fatto di voler vincere, però il Corato secondo me era rimaneggiato. Invece oggi voi eravate quasi al completo, c'erano tanti che giocano anche in prima squadra, ecco, qual è il vostro obiettivo? L'obiettivo è quello di far maturare questi ragazzi e di poter portare sempre più ragazzi dalla riunione alla prima squadra, perché l'anno prossimo gli under di prima squadra saranno 96-97 e bisogna pescarli dalla riunione se non si vogliono andare a prendere altri da fuori, insomma. Adesso nella prossima gara incontrerete il Bari in trasferta, dovete anche un pareggio, basta per qualificarvi. Andiamo lì a quartiere di Bari, con un campo, diciamo, sarà una partita sicuramente diversa da questa. Ok, grazie mister, complimenti. Siamo con i gemelli del gol, Ezio Ardito e Davide Ciscio. Oggi Davide, una vittoria rotonda, 5-0, doppietta, ti aspettavi questa prestazione? Sinceramente non mi aspettavo il 5-0, cioè mi aspettavo la prestazione ottima della squadra, ma il 5-0 non era previsto nei miei piani. Ezio, avete dimostrato anche oggi di trovarvi a meraviglia, tutte e due, un assist tu per Davide, lui 2 assist per te, insomma tante soddisfazioni. Sì, mi trovo bene a giocare con Davide, ci trovo molto bene giocando assieme e niente, i risultati sono questi, 5-0. Per te oggi unica nota suonata quel gol sbagliato nel primo tempo e quel palo sul cucchiaio? Sì, davanti alla porta non sono stato freddo quanto dovevo e ho calciato fuori. Davide, siete partiti alla grande con questo risultato, adesso a Bari vi aspetta una partita difficile. L'importante era partire forte oggi, infatti si è visto subito il risultato sul 2-0 al primo tempo. A Bari sarà una lotta, speriamo di riuscire a vincere. Qual è il vostro obiettivo? Beh, ovviamente è quello di ripeterci, di superare l'obiettivo dell'anno scorso, cioè quello di cercare di vincere la finale, se sarà possibile. Ezio, voi giocate anche in prima squadra, oggi c'era tutta la prima squadra a vedervi in tribuna, quanto siete soddisfatto della tua prestazione e di quella della squadra? Di quella della squadra siamo andati molto bene come squadra, la mia potevo fare di meglio, però va bene così. Per chiudere, come festeggerete stasera questa vittoria? No, stasera non si esce, domani c'è l'Audace Barletta al Monte Risi. Davide? Un giro, ma nulla di più, perché comunque c'è la partita domani, dobbiamo essere svegli subito, quindi non possiamo fare nulla di che. Ok, grazie ragazzi, complimenti. Grazie.